Eccoci qua ancora ragazzi, buonasera a tutti. Stasera vi parlo dal mitico lungomare, così oltre a darvi un po' di conoscenza, vi faccio vedere anche un fantastico tramonto al mare. Wow! Allora, stasera parliamo di riverberi, però trattiamo i riverberi da un punto di vista molto particolare che generalmente pochi vi dicono, ed è il seguente: a che cosa servono i riverberi nel mix? Tutti quanti parlano di riverberi, che dicono che i riverberi, si parla tanto di riverberi sulla voce, il riverbero e sullo snare, ho messo il riverbero, però nessuno mi dice mai perché e a che cosa servono i riverberi. Allora, immaginatevi, per farvi capire bene a che cosa servono i riverberi, immaginatevi di stare in una stanza, di chiudere gli occhi e di avere una persona di fronte che vi parla. Man mano che la persona si avvicina all'ascoltatore, cioè noi, e parla, noi percepiamo una sensazione di riverberazione diversa. Questo perché i riverberi servono non solo a, me ne vado un po' sulla spiaggia, a dare effetto alla voce, ma soprattutto i riverberi servono a dare spazialità. Ok? E la tipologia di stanza che noi possiamo utilizzare influenza la tipologia di spazialità che noi possiamo percepire, ovviamente. Immaginatevi lo stesso esempio: invece di essere in una stanza, siamo in una chiesa. Ovviamente, a parità di distanza, l'effetto di prospettiva, l'effetto di lontananza che si percepisce è diverso, e questo non è dovuto alla distanza in sé, ma è dovuto all'ambiente riverberante. Però sto mare è spettacolare. Ok? Se io sto a 2 metri, io sono l'ascoltatore con gli occhi chiusi e sto in questa posizione X. Nella posizione Y, la sorgente, ok? Quindi colui che emette suono è a 2 metri in una stanza. Questa stanza è costruita in una determinata maniera e quindi avrà un tempo di riverberazione X. Questo tempo di riverberazione X, dovuto a tutte le riflessioni e a tutto il resto, darà in me una sensazione uditiva Z, ok? E soprattutto una sensazione di spazialità. La stessa situazione, però calata in una stanza diversa. In una chiesa, per esempio, sempre gli stessi 2 metri, darà una sensazione di profondità e di ampiezza totalmente diversa. Ecco quindi che i riverberi, all'interno di un mix, quando uno mixa ad un certo livello, vengono utilizzati non tanto per effettare la voce, cioè l'effetto riverbero, che è bello, ma per tridimensionalizzare gli strumenti all'interno del mix, perché quando si mixa, ragazzi, non si mixa solo in 2 dimensioni, left e right. Giriamoci, cioè i mix non devono essere tutti quanti piatti sulla stessa prospettiva. Voi immaginatevi una fotografia, questo è un esempio che faceva Andy Wallace. Voi immaginatevi che il mix è come se fosse una fotografia. Pur gli strumenti non devono stare tutti sullo stesso piano, altrimenti la fotografia è monotona. Ci devono essere le montagne in lontananza, ci devono essere gli spettatori in primo piano, gli spettatori in secondo piano, bisogna farli incastrare bene. E questo viene fatto anche con i riverberi.
Quindi quando l'importante non è tanto il come si fa, ok? Cioè, quello sì pure. Bisogna conoscere che tipologia di stanza dà quella sensazione, che tipologia di riverbero. Poi ci sono un sacco di trucchetti, un sacco di trick che si possono fare. Però l'importante è pensare ai riverberi in questa maniera. Perché se uno non ci pensa, nel dire che i riverberi possono effettivamente... Però mi vado a bagnare un po' i piedi a mare, perché cazzo me ne frega. I riverberi possono effettivamente dare il senso della profondità, il senso della spazialità in un mix. Se uno non tratta i riverberi in questa maniera, vi garantisco che non potrà mai sfruttare i riverberi come si deve. E poi, arrivato a un certo punto nel mix, le cose tecniche finiscono. Cioè, questo io ho fatto pure un post l'altro giorno, non siete tecnici, perché fino a un certo punto, ok, poi una volta che imparate a fare bene il kick, il basso, la voce, lo snare, cioè, lo spettro di frequenza è quello, ah, i tagli sono quelli, non è che si può fare di più, però poi là entra in gioco la sensazione, entra in gioco la spazialità, ok? Quindi cominciate a pensare ai riverberi in quest'ottica e quando li usate cominciate a chiedervi, ma questo riverbero che dimensione mi sta dando? Dove me la fa spostare la sorgente? Che sia essa un kick, uno snare o una voce, un kick, no, questo riverbero pure, però generalmente non si usano, però che sia una voce, che sia qualsiasi tipo di sorgente, dove me la sta spostando? Qua siamo un po' in controluce, ma sinceramente non me ne frega niente, vi faccio vedere anche il tramonto che ormai se ne sta andando. Detto questo, dove me la sta spostando? Ok? Rispetto a come era prima, dove me la sta spostando? E quando cominciate a ragionare in questa maniera, vi renderete conto che si apre totalmente un altro mondo nel mix. Infatti ora la sfida, la mia sfida ad esservi sinceri, è quella di ormai, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, cioè ormai è quello, cioè non... Il primo step è capire come funzionano i compressori, quello veramente è stata difficile. Dopo che ho capito quello, come funzionano i compressori, ora la mia sfida è riuscire a creare una mia dimensione personalizzata con i riverberi all'interno del mix. È bello, perché poi qual è il discorso? Che cominciate a divertirvi sul serio, cominciate veramente a divertirvi, perché cominciate a capire, a studiare il mix nella tridimensionalità, ok? Non è più solamente una cosa tecnica, faccio i volumi, faccio le cose, no. Comincia a diventare veramente bello quando iniziate a percepire come la voce si allunga, come la voce si tridimensionalizza. Questo poi ovviamente vengono utilizzati anche i delay per fare questo, però poi questo lo faccio in un altro video. Iniziate a mixare in maniera spaziale, cioè non so come spiegarvelo. Immaginatevi in tre dimensioni, ok? Cioè il mio pugno non ha solamente questa dimensione qua, ma questa dimensione qua, ok? E io posso contornarlo gli strumenti. Cioè, voi immaginatevi la voce che sta qua e i synth che gli girano intorno. Ed è la stessa cosa di immaginarvi un cantante che canta al centro della sala e gli speakers che sono messi a quattro angoli. Quindi chi sta al centro sente la musica che gli arriva da tutte e quattro le dimensioni. Ok? E questo ovviamente deve essere fatto con la contestualizzazione spaziale delle sorgenti all'interno del mix e quindi con i riverberi.
Come cominciare a mixare in questa maniera? Prima cosa dovete avere chiaro come funziona bene la fase di compressione, perché solo se avete una voce bella ferma, poi a quel punto parliamo della voce, ma in generale in tutto. Il primo step è capire bene come funzionano i compressori. Dopo che avete capito questo, dovete iniziare, eccoci qua, iniziare a utilizzare i reverberi con questa idea, ok? Con l'idea che i reverberi servono a spazializzare gli strumenti nel mix. Poi, il fatto che la voce abbia l'effetto riverbero, quindi sia più allungata, più tutto il resto, è una conseguenza di questo. Però non deve essere il primo, pensiero. Ok? Cioè non è che voi dite ok, c'è la voce, ci metto il riverbero perché così dà l'effetto riverbero. No, metto il riverbero perché? Che dimensione voglio dare a questa voce? Come voglio collocarla all'interno del mix? Ok, se voi ascoltate le grandi produzioni, specialmente quelle chill out, più sull'R&B, ci sono delle sporche che voi proprio le sentite dietrissimo, però danno quell'effetto che entrano e hanno quella magia, quella sorta di magia ghost, che sembra quasi un fantasma che sta parlando. Ecco, vedete, quando riuscite a fare questo, cioè a far percepire la sorgente lontano rispetto alla strofa principale, cioè la strofa principale è qui mentre la sporca è qua, ok? Ecco, tutto questo si fa appunto con i riverberi, e dovete entrare proprio nell'ottica di cambiare lo switch, cioè perché io utilizzo il reverbero, non per fare l'effetto alla voce perché mi hanno detto così. Che poi, se voi chiedete a uno: scusa, ma perché metti il riverbero sulla voce? Il 99% delle persone non ve lo sa dire, perché magari giustamente hanno visto dei tutorial, però non vi sanno dire perché, ok? Quindi, ricapitolando, i reverberi servono a contestualizzare spazialmente la sorgente rispetto, ovviamente c'è un rispetto a qualcuno, rispetto all'ascoltatore. In questo caso noi che stiamo mixando, però poi noi saremo i futuri ascoltatori che fruiranno del pezzo. Quindi, come fare questa cosa, dovete cambiare l'impostazione mentale e dovete cominciare a far caso a come i riverberi vi spostano le sorgenti all'interno del mix. Poi il resto, ragazzi, sta un po' alla pratica, dovete capirlo, dovete starci notte e giorno su capire questo. Poi ci sono anche dei trucchetti che, però, ovviamente io non vi dico. Se volete approfondire questo argomento, è uscito il videocorso Mix Trapper Minerviani, dove là vengono spiegati i riverberi, che tipo di dimensioni danno le diverse stanze, quindi che tipo di spazialità ne possiamo dare alle nostre sorgenti. Vi lascio il link in descrizione. Come sempre, vi ricordo che se volete entrare in consulenza oppure volete usufruire dei servizi di Mix and Master del Minerva Studio, vi lascio anche il link in descrizione. Seguitemi sui social, Instagram e Facebook. Poi andatevi a fare anche un giro sul sito, dove là ci sono anche gli articoli sul blog. Sembra che, faccio vedere gli ultimi bagliori del sole, abbia detto tutto. Ah, ecco, iscrivetevi al canale e pigiate sulla campanellina, così vi arrivano le notifiche. Detto questo, io me ne torno in studio. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!